Siamo in compagnia di Guido Gennacchi, Trading Room di Roma. Buongiorno e ben ritrovato, Guido. Ciao Alexandra, buon pomeriggio a tutti voi. Guido, andiamo subito a vedere la situazione a Wall Street, una situazione molto interessante. Tra l'altro ci tenevo a sottolineare che i dati che abbiamo visto oggi erano un po' deludenti, in particolar modo le richieste, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, ben sopra le stime 965.000, il dato previsto era per 795.000. Cosa stanno scontando i mercati, questi nuovi stimoli fiscali che vedremo molto probabilmente con la nuova amministrazione? La CNN stava parlando che si tratta di un pacchetto di stimoli fiscali di 2.000 miliardi. È questo il motivo? O quale è secondo te? Guarda, sicuramente gli stimoli fiscali oltre alla Fed, ma questo riguarda un pochino, adesso condivido insieme a voi lo schermo, riguarda la situazione anche della velocità della moneta, ossia la circolazione dei soldi. Se noi vediamo la circolazione della moneta negli ultimi anni è crollata, questo vuol dire che i soldi vanno tutti sul mercato finanziario. Quindi c'è uno scollegamento tra quello che è il bilancio della Fed, delle attività di bilancio che sono al 35% del PIL, record storico assoluto, in guerra stava intorno al 20-22% nella seconda guerra mondiale, e però la velocità della moneta, ossia i soldi che circolano, è rallentata ai minimi storici. Vuol dire che tutta questa moneta delle banche centrali va a finire nei mercati finanziari. E questo si vede dal 2007, dal 2009, quando è stata la bolla Lehman Brothers, perché da lì la velocità è proprio crollata di circolazione della moneta. Quindi questo si spiega con i flussi monetari. Perché il mercato finanziario non è che un insieme di vaschette dove ci sono i soldi come il liquido. Se togli o chiudi il rubinetto va da una parte all'altra, e in questo caso i soldi vanno nel rubinetto dei mercati azionari perché è l'unico luogo dove c'è ancora rendimento e quindi va poco all'economia reale, e quindi probabilmente se ci saranno altri stimoli il mercato azionario potrebbe ancora salire paradossalmente, mentre l'economia reale potrebbe ancora soffrire. L'unica incognita è l'inflazione. Se parte l'inflazione sono guai sia per quanto riguarda i mercati finanziari sia per l'economia reale. Se parte troppo in fretta, troppo veloce, con i tassi che salgono improvvisamente in alto. Invece stiamo vedendo anche una sconnessione molto forte tra la crisi politica e la performance dei mercati. Come mai non abbiamo visto nessuna reazione sia per quanto riguarda ciò che è successo a Capitol Hill, ma anche per quanto riguarda il fatto che ecco, Trump è sotto impeachment per seconda volta, è veramente il primo presidente a cui sta accadendo questo? Beh, secondo me si rifà sempre al fatto che gli indici americani hanno molto, anche lo Standard & Poor's ha un peso tecnologico importante, e se noi consideriamo che, l'avevo detto pure l'altra volta, la campagna elettorale di Biden è stata finanziata molto dalle società, dai fang, sono stati molti finanziamenti, e quindi probabilmente qualcosa, il cambio, il presidente, una riapertura verso la Cina per fare business in Cina lo darà. E quindi questo vuol dire che il mercato sta già oltre, sta già valutando l'impatto degli stimoli fiscali, l'impatto di un ritorno della tecnologia americana in Cina, e quindi la lotta all'high-tech cinese. E quindi il mercato americano sta scontando questi fattori. Quindi la politica sembra già passata, sembra già scontata, e il mercato anticipa e guarda avanti. Quindi già sta scontando gli stimoli. E ripeto, se questi soldi non vanno a finire in economia reale, vanno per forza a finire sul mercato azionario, visto che l'obbligazionario ormai è ingessato e fermo da parecchio tempo. Andiamo a vedere i singoli titoli. Vorrei ovviamente sentire il tuo parere, soprattutto per quanto riguarda sia il comparto tech ma anche il comparto dei semiconduttori. Ci sono degli acquisti molto importanti a livello dei semiconduttori, in particolar modo riguardano Intel che è in rialzo del 3%, un titolo che secondo te è interessante? Ah, sicuramente se guardiamo il grafico diciamo, nell'ultimo periodo è un titolo che ha fatto negli ultimi anni degli strappi a rialzo e a ribasso molto forti. Si è mosso in un range che va praticamente dalla pandemia, i livelli pre-pandemia erano il 67-70, è sceso sui minimi di 44 circa, che poi ha rivisto anche recentemente a ottobre. Quindi deve recuperare tutto, diciamo, la discesa della pandemia, ha fatto questi buchi dei prezzi, è molto volatile, quindi è un titolo che sicuramente
molto, diciamo, pericoloso, ma di breve, secondo me, questo allungo di queste giornate può arrivare fino ai 61,50, non oltre. Però ripeto, un titolo che non piace, perché a me i titoli con questi strappi prima rialzo e ribasso senza una tendenza di fondo sono molto rischiosi e sembrano quasi, tra virgolette, delle scommesse nel breve periodo. Se invece guardiamo su un lungo periodo, su un grafico mensile, sicuramente la situazione è diversa. Sta riavvicinandosi a quelli che sono i massimi storici del 2000. Ricordiamo che il Nasdaq li ha recuperati da parecchio, i massimi storici del 2000, quindi il target di medio lungo periodo sono i 73-74 dollari, che sono i massimi che ha visto nel 2000. Ecco, invece, per quanto riguarda Twitter, quali sono secondo te i livelli e i prezzi d'entrata? Perché, ecco, negli ultimi giorni ha perso un po' di terreno, ovviamente non si tratta di percentuali importanti, però insomma in una settimana quasi il 12%. Per quanto riguarda Twitter, se vediamo il grafico, sicuramente c'è stato il famoso strappo, ma è un titolo dove si può disegnare una tendenza di fondo che, come vedete, la disegniamo insieme, una tendenza in salita. E praticamente nel giorno famoso della discesa che ha fatto Twitter il meno 6,4%, si è appoggiato proprio sulla trend line rialzista che è partita il 18 marzo, dai minimi del Covid. E quindi, se dovesse, dopo questa compressione di volatilità, sono 4 giorni con candele che si vanno a comprimere, se dovesse rompere al rialzo, probabilmente potrà tornare il titolo verso i 54 dollari. Però aspettiamo la rottura dei massimi recenti e la chiusura del gap down che si è aperta l'11 novembre. Però ripeto, l'impostazione qua graficamente, vedete, c'è una tendenza, una trend line che è stata testata l'ultima volta sul minimo fatto proprio l'11 gennaio. Invece, per quanto riguarda Facebook, un attimino che prendo il grafico di Facebook, perché non ce l'ho in watchlist. Intanto lo sto mostrando io per ovviamente chi ci segue. In questo momento sta recuperando un po' di terreno, guadagna mezzo punto percentuale, ma diciamo che non sono state delle sedute particolarmente difficili. Nell'ultima settimana ha perso 4,5%, nell'ultimo mese 8% e negli ultimi 3 mesi ha ceduto l'8,87%. Allora, se partiamo da un grafico settimanale, ogni candela di una settimana sta in questa fase laterale, sicuramente nel breve deve tenere i 250 dollari come supporto, come livello, perché la perdita di questo livello lo porterebbe ai livelli praticamente del pre-Covid, cioè tornerebbe ai livelli pre-Covid ma dall'alto, non dal basso. I livelli pre-Covid dell'altro anno praticamente sono a 222 dollari, quindi attenzione, se rompe 250 potrebbe tornare a 222. Se guardiamo invece un'operatività di breve, vediamo il trend è ribassista e quindi dobbiamo aspettare il titolo o alla chiusura di questo gap per un eventuale long, quindi un eventuale long di breve se il titolo arriva a 2,35, dove c'è questa chiusura di gap. Se tiene questo livello e riparte, allora ci potrebbe essere una inversione di tendenza long per Facebook, però per il momento l'impostazione è ribassista. Ecco, potrebbe avere un impatto sui mercati un possibile secondo impeachment di Trump, visto che adesso ovviamente la palla passa al Senato e vedremo ciò che deciderà il Senato oggi. Beh, più che quello che succede all'interno, tra virgolette, del Senato, forse fuori le strade, perché la paura è che ci sia un malcontento tra la popolazione, ci siano dei tafferulli nell'insediamento di Biden, quindi quello sarà il vero test. E quindi tutti hanno sottolineato come Trump esce di scena ma ha lasciato l'America divisa, e questa America divisa sicuramente in una fase di pandemia dove i veri effetti della pandemia si vedranno nel 2021, per Biden sarà molto difficile a trovare soluzioni se non con la spesa, ma la spesa è un boomerang perché poi crea sicuramente debito pubblico, e quindi staremo a vedere cosa succederà. Quindi più che altro, più che quello che succede a Trump, è quello che succede fuori nelle strade americane, perché nel 2021, come in Europa, vedremo il livello di disoccupazione, vedremo le imprese che salteranno una volta che le garanzie pubbliche, ad esempio in Italia, finiranno, oppure si tornerà a un rientro anche da parte della Fed, probabilmente a fine anno, un rientro delle politiche ultra espansive. Che cosa potrebbe accadere ai giganti dei social media e non solo ai giganti del tech con la nuova amministrazione? Come
interpreti queste decisioni di, come dire, zittire Trump su tutti i social media, addirittura anche su YouTube, che era una decisione forse un po' eccessiva. Abbiamo sentito delle opinioni molto diverse. Intanto, comunque, gli utenti non sono contenti delle nuove eco informative per quanto riguarda Facebook, perché tutti quelli che usano WhatsApp, i loro dati vanno direttamente inviati a Facebook, soprattutto quelli all'interno dell'Unione Europea, dove vige la GDPR. Che cosa potrebbe accadere a questi giganti del tech? Cambia qualcosa dopo aver intrapreso queste misure negli occhi dei democratici? Beh, sì e no, nel senso che la questione della privacy e dell'antitrust abbiamo visto che alla fine in qualche modo con qualche multa se ne sono sempre cavati sia a livello europeo che a livello americano. Secondo me il problema è di fondo perché i famosi big tech hanno più potere degli stati oggi come oggi, quindi hanno un potere decisionale, economico e a livello di comunicazione che è molto più forte di quello dei singoli presidenti degli Stati Uniti o dei singoli paesi a livello economico, perché muovono molti soldi e probabilmente in futuro faranno anche da banca. Quindi il problema è tra potere politico degli stati che è stato un pochino esutorato, cioè non c'è più potere lo Stato e questo è dovuto anche al fatto che lo Stato ha abdicato alle banche centrali, ormai non si fa più politica fiscale, ma è tutta politica monetaria. E quindi sono emersi la politica monetaria come boomerang andata sui mercati finanziari e ha favorito il settore tecnologico, il big tech. E quindi lo Stato praticamente si è tolto da solo il potere per darlo a questi big tech che adesso ne stanno approfittando. Quindi il problema di fondo, secondo me, non è tanto la comunicazione, la privacy o altro, ma il potere in generale che hanno queste grandi società e non c'è una regolamentazione a livello internazionale per queste società. Ci sono accordi tra zone geografiche, ma non c'è un'uniformità unica sull'antitrust, sul potere, sulla limitazione di potere di queste grandi società. E questo è il vero problema, il vero tema del 2021. Ecco, andiamo a vedere velocemente anche il comparto bancario. Innanzitutto, che cosa ti aspetti a livello di dati, a livello di trimestrali? Beh, per quanto riguarda l'America, il settore bancario americano non ha sofferto tanto come quello europeo, ma questo perché il mercato di capitali americano è più aperto, non è bancocentrico in maniera eccessiva e anche perché è più sviluppato a livello di singoli risparmiatori, si investe più in borsa direttamente. Le banche se tornano a fare margini utili, ben venga, il problema sarà appunto se questa e quando mai si sgonfierà questa bolla monetaria, perché probabilmente se guardiamo il term premium dei tassi, in teoria si dovrebbe avere un'ulteriore diminuzione dei tassi, quindi la Fed dovrebbe andare in territorio negativo aumentando il bilancio e dall'altra parte però c'è il rischio inflazione che inizia ad affacciarsi, quindi le banche su questo tema dei tassi bassi non riescono più a fare margini del pericolo inflazione per quanto riguarda i portafogli obbligazionari, hanno un periodo che difficile nel 2021 se non sono coperte con i derivati. Secondo me le vere banche che avranno veramente margine a fine anno, che avranno risultati, sono quelle che avranno un risk management importante, ben programmato in questi primi 3-6 mesi dell'anno. Perfetto, grazie mille a Guido Gennacchi, Trading Room di Roma, grazie per essere stato con noi e buon pomeriggio. Grazie e buon proseguimento settimana a voi. Ci prendiamo una brevissima pausa e torniamo in diretta.